Ci eravamo lasciati a Natale col singolare concorso legato ai presepi di Méliès, intitolato Stima e Vinci. Il gioco consisteva nel stimare quante persone hanno visitato i presepi qui a Méliès. Si svolgeva la votazione in Valpiana, dove c'era una cassetta che raccoglieva i bigliettini che avevamo prestampato. Uno metteva il suo numero che pensava. Le stime raccolte sono state complessivamente 154. C'è da dire che su tantissime persone che hanno visitato il presepio solo pochi hanno votato. Questo lo abbiamo constatato quando eravamo lì, che una persona su 10-15 votava. Diego di Montebelluna, Postioma per la precisione, ha dato la sua stima il 24 dicembre 2017 di 152. E siamo venuti qui la vigilia di Natale e appunto siamo andati a fare una camminata e passando appunto il borgo, la fine del borgo, abbiamo visto l'ultimo presepio e abbiamo visto che c'era appunto questo concorso e abbiamo detto perché no, proviamo a tentare la sorte, è andata bene. Mentre Eric ha dato la sua stima l'11 gennaio 2018 di 154. Queste cosine abbiamo conosciuta per caso. Mia moglie un giorno è venuta qua, sopra Méliès ha trovato la strada che la portava su e ha trovato questa bella manifestazione dei presepi da andare a vedere. Le bambine sono rimaste entusiaste di andare a vedere i presepi casa per casa. E dopo una settimana o due mi ha riportato qui a farmi vedere il bel luogo e abbiamo potuto camminare per le vie di Segusino, di Méliès, e di riuscire a vedere questa bella manifestazione per valorizzare la città. Durante il mese di marzo, gli amici di Méliès hanno contattato i vincitori del concorso, i quali sono stati invitati nel borgo montano di Segusino a ritirare i loro premi. Diego è stato accolto dagli amici di Méliès ed ospitato presso l'antica osteria d'Achino. Conoscevate già Segusino, i presepi di Segusino? Sì, diciamo che li ho sempre sentiti, però sinceramente è la prima volta che li ho appunto visitati come abbiamo fatto quest'anno e quindi diciamo che siamo stati piuttosto fortunati. Abbiamo saputo che non siete stati qui solo a visitare i presepi, ma anche un'iniziativa nuova di quest'anno, la notte di Natale a Segusino. Sì, abbiamo fatto appunto la vigilia, come diceva Diego prima, ed è stata una cosa molto suggestiva, molto bella, perché siamo arrivati su, abbiamo visto il tramonto e poi siamo scesi. E poi abbiamo fatto anche una notturna con la luna piena, ed è stato meraviglioso anche quello, perché è molto suggestivo, insomma, solo la luna, gli alberi con la neve e un po' di ghiaccio per terra, però a parte quello è stato molto molto bello. Mentre Eric, giunto a Méliès con tutta la numerosa famiglia, dopo essere stato accolto dagli instancabili amici di Méliès, è stato ospitato presso la trattoria da Romolet. La vostra impressione su questo piccolo paesino di montagna? Un bel paese, c'è ancora con le case rimaste come una volta, tutto quanto con una bella tradizione, che con queste iniziative che riprovano a ravvivare e far restare viva il luogo. Bella impressione, una bella aria, un paese tranquillo dove hai belle passeggiate da poter fare. Quanti presepi avete visitato qui a Segusino? Abbiamo visitato tutti i presepi delle casette da giù fino a su, poi quello grande che c'è all'ostello della gioventù, fino poi all'ultimo che non avevamo trovato la prima volta, abbiamo trovato la seconda volta, quello che va su alla strada. Diciamo l'ultimo, quello più grande, ecco. Secondo una stima così 1000-1500 persone hanno visitato i presepi qui in generale a Méliès, e questo è anche dovuto al presepio di Segusino, che fa grande traino. Poi la gente, una volta che ha visitato il presepio di Segusino, si trasferisce qua a Méliès, che è anche pubblicizzato, anche stramare, e li visita, insomma. Un'iniziativa, quella di Méliès, che rientra nel contenitore alla scoperta dei presepi e dei borghi di Segusino, la quale ad ogni sua edizione porta in paese circa 20.000 visitatori durante i mesi di dicembre e gennaio di ogni anno. Qual è il presepio che ti è piaciuto di più? Quello dentro la casa, c'era una casa che si accendeva e c'erano tutte le musiche e tutto. E tu? Quello che è dentro la casa che serra tutte le musiche. Un'originale iniziativa promossa dagli amici di Méliès in collaborazione con le locali trattorie. Perché la volontà di partecipare a questa iniziativa?
Sicuramente queste iniziative portate avanti dai gruppi, dagli amici, soprattutto in questo caso da amici di Migliès, sono importanti per promuovere il nostro territorio, quindi per far conoscere la nostra montagna e per far arrivare anche quassù, che siamo un piccolo borgo di montagna, far conoscere le nostre, i nostri luoghi, le nostre bellezze, quindi il piccolo borgo con la sua chiesa. Noi siamo sempre stati per la promozione del territorio e per cercare di attirare comunque gente in quel di Migliès. Quindi qualsiasi iniziativa che il gruppo Amici di Migliès propone, noi siamo lieti di appoggiarla. È un territorio eccezionale, diciamo, perché si passa alla fine facendo un 7 km di strada, si arriva qui tranquillamente, si è praticamente fuori dal mondo, i telefoni non prendono, quindi non ci sono rotture di scatole. Quindi è un posto eccezionale dove venirsi a rilassare. Invitiamo quindi a venire a trovarci a Migliès. In questo borgo trovate vari sentieri da fare con le mountain bike, ce ne sono in particolare 7 ben segnalati. Poi si possono raggiungere varie maglie, pranzare, cenare nei locali qua di Migliès o di Segusino. E fare delle belle passeggiate. Quest'estate poi avremo anche, ad esempio, noi un chiosco con varie attività per i bambini. La programmazione sarà visibile tra un mesetto circa, con varie attività, varie iniziative, tra le quali la festa del Narciso, andare e tornare dal Doc, e poi tutta l'estate con una serie di avvenimenti, intrattenimenti sia per i giovani, per le famiglie e per tutti gli sportivi che hanno voglia di visitare la nostra montagna. E anche se l'appuntamento con i presepi di Segusino è per dicembre del 2018, le iniziative in paese e nelle sue borgate montane come Migliès continueranno anche durante la primavera e l'estate. Continuate a seguirci qui su Vallo TV per scoprirle.